Quindi l'agente immobiliare è opportunità di lavoro e adempimenti legislativi, questo è il tema di oggi. Sì, in un contesto attuale dell'economia che presenta tante problematiche, gli agenti immobiliari oggi si rinnovano e trovano nuove modalità per rapportarsi con una clientela che approccia il mercato della casa con qualche dubbio ultimamente, sia per l'importante imposizione fiscale, sia per quello che riguarda un po' l'incertezza che c'è sul futuro. Vogliamo dare risposte a queste persone che hanno bisogno di casa e la stanno cercando. Perfetto, poi la FIAIP tutela la professione, quindi gli agenti immobiliari, in che modo? La FIAIP intanto è un'associazione di categoria che mira all'eccellenza. Noi accompagniamo i nostri associati in un percorso formativo importantissimo, li dotiamo di codici deontologici, di tutto quello che serve per affrontare un mercato che vede il cliente al centro. Siamo l'unica associazione italiana che ha creato, ed europea, che ha creato un ente bilaterale con i consumatori di Adiconsum, e quindi abbiamo un codice etico che vede professionisti e consumatori insieme per creare in Italia, nel mercato immobiliare, quell'aurea e quella necessità che c'è di legalità e di trasparenza nelle transazioni. Perfetto, qual è l'andamento del mercato immobiliare italiano e anche siciliano in questo momento? Segue la crisi oppure si discosta? Ma allora diciamo che più in generale il mercato immobiliare italiano, che ha visto tantissimo calare il proprio volume d'affari, nel primo trimestre di quest'anno ha subito uno stop, cioè la decrescita si è fermata. Diciamo che possiamo dire che siamo al punto finale di caduta della crisi, da qui si può solo risalire molto lentamente, dobbiamo attendere anche provvedimenti che noi abbiamo richiesto al governo che sono urgenti, tipo l'IMU sulla prima casa, l'eliminazione e tutta una serie di attività. Comunque abbassare il carico fiscale sulle famiglie che sono per l'87% in Italia proprietarie di casa. In Sicilia uno dei vantaggi di questa terra è la parte turistica del settore, diciamo, immobiliare, e da qui si può partire per un rilancio, cioè convogliando sul settore turistico tutta quella parte di edilizia che oggi non viene convertita su questo settore. Un tempo si credeva, questa è una mia convinzione, che si investiva sul mattone perché era un investimento sicuro. Adesso c'è ancora questa convinzione oppure non si investe più nel mattone perché è troppo tassato? Allora, il mattone, diciamo, è ancora un investimento sicuro. L'errore della nostra comunità economica italiana, diciamo, nel suo complesso, è stato negli ultimi anni di vedere l'investimento immobiliare come un investimento di breve periodo, quasi come se fosse un'azione, un titolo mobiliare. Invece l'investimento immobiliare assume un proprio valore nel medio-lungo periodo, cioè ripara l'investimento, il risparmio delle famiglie dall'inflazione e da tutta una serie di pericoli che sono insiti nei mercati finanziari. La gente oggi ha voglia di acquistare casa, i prezzi sono bassi, c'è l'opportunità, ma è frenata da una mancanza di liquidità che molte banche hanno.